pedacito. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata e a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Spazito. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Dai laboratori EIMTE Biochemistry Evolution, nel rispetto della qualità e della purezza nasce NovaVis. Rafforza le tue difese immunitarie, difenditi dallo stress ossidativo fisico e mentale con vitamina C, magnesio e zinco taurato nelle migliori farmacie e parafarmacie oppure direttamente a casa vostra senza alcun costo aggiuntivo. NovaVis, www.einte.it. EINTE per ogni confezione acquistata devolverà un euro alla protezione civile della regione Calabria e della regione Sicilia per sostenere coloro che in questo momento difficile stanno lottando per noi. Buonasera, benvenuti a un nuovo appuntamento, buon martedì col nostro 60 News che non manca ogni sera 19:20 per incontrare una persona differente e occuparci di un tema inerente appunto all'ospitato, in questo caso è Giovanni Maiolo, presidente nazionale Recosol. Buonasera. Eccolo, lo salutiamo ed è il primo, battezziamo questa nuova avventura, questo nuovo ciclo di trasmissioni con la presenza in studio dopo tanta rete, ma continueremo a farla anche perché in parte ci siamo anche giovati, no? Soprattutto con gli ospiti a distanza, invece Giovanni insomma è qui a un tiro di schioppo, quindi ci ha deliziati, ci ha gratificati con la sua presenza. Grazie per essere presente. Grazie Maiolo. A te per l'invito. E, sono tali e tanti gli argomenti che vorrei trattare con te, ecco, diamo subito del tu, ci diamo del tu anche comunemente, quindi non andrei subito a chiedere Natale, Pasqua come trascorsi, ma subito ecco su quello che ieri abbiamo visto sui giornali, appreso un giudizio sul processo Lucano, sul pronunciamento del Consiglio di Stato che scrive come non sarebbero dovuti chiudere i centri di accoglienza. Come ha preso questa notizia? Sapete benissimo quanto vicino sia stato e Giovanni Maiolo a Mimmo Lucano. Ma in realtà era quello che ci aspettavamo, insomma, da sempre sapevamo che quella decisione del Ministero dell'Interno era una decisione puramente politica, di vendetta, di ripicca, voluta dall'ex Ministro dell'Interno Matteo Salvini, perché doveva provare a dimostrare che c'era del marcio laddove del marcio non c'era. I progetti di accoglienza di Riace, come ha scritto e detto il Consiglio di Stato, non andavano chiusi, è stato un abuso chiuderli e noi siamo felici di non avere mai dubitato e avere sempre sostenuto l'esperienza di Riace, che ci parla di un mondo diverso, che ci parla di un modo di fare solidarietà e accoglienza, provando a rivitalizzare i centri storici abbandonati dai nostri paesi, quindi con Riace e con Domenico Lucano. Ecco, partiamo dalla tua attività professionale. Con i mesi scorsi si è tenuta l'Assemblea Nazionale della Rete dei Comuni Solidali a Carmagnola, sì, in provincia di Torino, e i circa 300 comuni hanno eletto gli organismi dirigenti dell'associazione. Per il secondo anno consecutivo sei stato confermato presidente, immagino sia un motivo di orgoglio per te. Assolutamente lo è, anche perché per me Recosol, che ho
incontrato tantissimi anni fa, ha rappresentato davvero non tanto una finestra quanto tante porte sul mondo. La rete dei comuni solidali mi ha fatto conoscere i progetti di cooperazione in Perù, sulle Ande, a Cusco, mi ha fatto conoscere tantissime esperienze che in tutta Italia, da Lampedusa fino a Saint-Pierre in Valle d'Aosta, vengono promosse dal basso, dai comuni, dalle associazioni, dai cittadini, e che parlano di un'Italia che è molto diversa da quella che viene raccontata dai telegiornali, dei grandi canali mainstream. C'è un'Italia che si batte, che difende l'ambiente, che tutela i diritti civili, che cerca di ridurre le diseguaglianze, lo fa spesso trovando delle modalità, degli spunti che sono assolutamente originali e poco conosciuti, e uno dei nostri compiti è proprio quello di mettere in rete queste esperienze per farle conoscere, laddove possibile replicare. Riace è stata una delle esperienze, certo, che negli anni passati abbiamo promosso, ce ne sono molte altre di esperienze positive in Italia ed è bello conoscerle, e quindi a maggior ragione sono onorato di rappresentare, seppur immeritatamente, questo mondo. Ecco, ci sono state delle new entry nel gruppo di coordinamento nazionale, sono i sindaci Franco Balzi ed Enrico Pusceddu, come mai? Sì, c'è stato qualche cambio all'interno del gruppo di coordinamento, sono entrati due sindaci e non c'erano sindaci nel gruppo di coordinamento precedente. Questo perché si è deciso, abbiamo riflettuto molto su questo, nel senso che i sindaci, anche quelli di piccoli comuni, hanno sempre tanto da fare, poco tempo a disposizione, figuriamoci per essere all'interno di un organismo dirigente di un'organizzazione, di un'associazione come Recoso. Però abbiamo voluto fortemente che ci fossero, proprio perché la rete è formata dai comuni e i comuni in qualche modo devono esserci, devono dare un contributo. Poi questi sono due sindaci, uno della Sardegna, della provincia di Cagliari, il sindaco di Samassi, e l'altro del Vicentino, sindaci di piccoli comuni che nel loro piccolo hanno messo in campo delle esperienze molto interessanti, spesso con fondi comunali, e quindi hanno dimostrato che insomma anche nei piccoli comuni si può fare cultura, si può fare sviluppo economico, si può fare turismo al meglio, senza avere grandi sponsor e partendo dal basso, insomma, e quindi sono l'esempio migliore di quello che Recosol vuole in qualche modo rappresentare. Ecco, parliamo di accoglienza, tu ti occupi dei progetti riguardanti quattro comuni, Cinque Fronti, Gioiosa, Calanna e Cittanova, esatto. Allora, facciamo il punto della situazione, soprattutto come hai affrontato questo periodo difficilissimo del Covid-19. Beh, abbiamo in qualche modo, è stata bloccata la mobilità interregionale ovviamente a causa delle quarantene, quindi non abbiamo avuto inserimenti, abbiamo usato tutte le precauzioni necessarie dovute al periodo, sia nei confronti dei nostri ospiti, sia nei confronti del personale dipendente, sia nei confronti delle comunità ospitanti, e devo dire che non ci sono stati problemi, c'è stato grandissimo rispetto delle regole da parte di tutti. Ora stiamo riprendendo, come tutti quanti, stiamo riprendendo un po' a svolgere in maniera un po' più normale la nostra attività, utilizzando i dispositivi di protezione individuale, utilizzando insomma tutto, rispettando tutti i protocolli sulla sicurezza del lavoro. E devo dire che da parte dei nostri ospiti, tutti i migranti presenti nei progetti di accoglienza, c'è stato un rispetto incredibile delle regole, incredibile. Beh. Il 10 di maggio avete presentato questo progetto, questo video, adesso rendiamo la cosa in maniera abbastanza anche gioviale, questo progetto Stracia si chiama, no? È un video musicale con il progetto di accoglienza di Gioiosa Ionica, me ne parli? Sì, assolutamente. Prima di vederlo. È un video prodotto alla rete dei comuni solidali in collaborazione con il comune di Gioiosa Ionica, ovviamente con il servizio centrale Siproimi, voluto in particolar modo dalla coordinatrice del progetto di Gioiosa Ionica, Alessia Barbiero, dalle mediatrici, dagli operatori. Devo per forza citare i musicisti e gli artisti, sì, che hanno dato vita a questo progetto: Vincenzo Pedisano, Giuseppe Cremona, Frank Armocida, Claudio Bilov. È un videoclip musicale che parla della mamma e che abbiamo presentato il giorno della festa della mamma, perché poi, esatto, lo vedrete tra poco, insomma, sì, è molto d'impatto. Crediamo che la musica arrivi in maniera molto diretta, molto più facilmente delle parole, di un convegno, di, certo, qualcosa di noioso. E noi con la musica, con dei video, con dei filmati che tra poco anche altri vi proporremo, cercheremo di rendere questo nostro incontro, ma io l'ho ancora più divertente, più leggero. Allora, video Stracia. لا
عندي وحلك وبعيد انحرار توكي توكي متينا لال توكي 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 متينا لال نو ليان الايقار نو نتوك دي لقار والفاتن دايك باي تخمنا دنيو لباي نتول نيونغي نيان غربنغا فاكاستالو اوكي اوكي متينا لال نو ليان الايقار نو نتوك دي لقار الفاتن يا مايا يا ايبو تمايا تينا لوي مايا يا ايبو تمايا تينا لوي مايا يا ايبو تمايا تينا لوي يرم ينتوير تو بنابيس يرم ينتوير تو بنابيس 9 months is not one day. Senza limite, infaticabile, senza perderti in un mare di geografici. Mi fa la yitanye, bindarama nene anjara. Milando to Europa, mi altihane bi, mi ronki altude. Ala kaburu ali diandi, milandi kesuka beben. Ala kagere. Kere na fata puto nene yo nene yo nene yo nene senza limite infaticabile nomi e protagonisti di questo, io pensavo fossero insomma gente che si riettasse, si trascorresse lietamente del tempo, invece qui ho il sospetto che c'è qualche professionista in mezzo a loro. Ci sono dei ragazzi che sono un po' improvvisati, talentuoso, con l'aiuto dei professionisti direi che il risultato alquanto talentuoso. È efficace. Sankara, la società cooperativa da te fondata, sì, destinerà 112.000 euro a Caulonia per un progetto sociale. Ne vogliamo parlare, vuoi dirci di che cosa si tratta? Certo, si tratta di fondi della ripartizione dell'8 per mille che vengono dati allo Stato, che sono stati stanziati con un decreto del Presidente del Consiglio, e Sankara ha deciso di destinare questi fondi per un progetto sociale da fare sul territorio di Caulonia. La cooperativa Sankara, che tra l'altro è la cooperativa editrice di Ciavola, il giornale online che dirigo, ha già in passato realizzato dei progetti sociali a Caulonia negli anni scorsi, con distribuzione alimentare nei confronti dei soggetti più deboli, delle famiglie più bisognose, la distribuzione di vestiario, col sostegno scolastico, pagando l'abbonamento dell'autobus piuttosto che altre spese scolastiche a coloro che non potevano permetterselo. In questo caso si è deciso di proseguire su questa strada e di operare anche a Caulonia, oltre che, certo, in altri contesti territoriali dove la cooperativa Sankara agisce. Quindi grazie a questo progetto si potranno affittare delle abitazioni
che verranno individuate, insomma, se c'è qualche proprietario di casa caoloniese che vuole affittarle può anche venirci incontro e contattarci, mm-hmm. per fare un sostegno abitativo a coloro che si ritrovano in un momento di difficoltà. Di fianco a questo ci saranno dei corsi di formazione, ci saranno delle iniziative di socializzazione che coinvolgeranno le associazioni del paese, quindi insomma un progetto rilevante anche dal punto di vista economico. Ho già avuto un incontro con il sindaco di Colonia, Caterina Belcastro, con la dirigente del distretto, la dottoressa Sonia Abruzzese, proprio per presentare loro questo progetto che ci è stato approvato e per chiedere insomma di collaborare per la buona riuscita, che sono sicuro non tarderà. Bene, allora parliamo propriamente di Caolonia, possiamo cambiare anche titolo, politica locale, insieme a Luca Amendolia, figlio dell'ex sindaco Ilario Amendolia, a Cristiano Fantò, avete lanciato il centro studi per un progetto paese Caolonia 2.0, cioè farete opposizione all'attuale amministrazione comunale, la vostra presenza potrà oscurare quella dell'opposizione attuale, Officina delle Idee, abbiamo avuto qui la Iraci qualche tempo fa, mi pare una settimana fa. Allora, no, progetto Paese 2.0 nasce per creare, produrre, proporre qualcosa di concreto per il nostro paese, cioè? Quindi non per fare opposizione all'amministrazione comunale, non per mettere in ombra l'opposizione attuale, non è questo il nostro scopo. Il nostro scopo è quello piuttosto di riportare il dibattito politico caloniese sulle proposte, sulle cose da fare. Può sembrare poca cosa, ma io credo che invece nel contesto del mio paese, solita cosa, esatto, nel contesto del mio paese sia quasi rivoluzionario, perché il modo in cui si costruiscono per esempio i gruppi che poi vanno ad amministrare con accordi all'ultimo momento, come è successo più volte negli anni passati, poi producono amministrazioni comunali che non hanno una propria identità, che non sono in grado di fare qualcosa di positivo per il territorio. Io credo che noi dobbiamo trasferire la politica caloniese su un altro piano, che non è più il con chi stai con Campisi, stai con Tucci, stai con Caterina Belcastro, con Caiuso, piuttosto che con qualcun altro, nel senso, a me stanno tutti simpatici, mm-hmm. quello che voglio capire è cosa vuoi fare, non con chi stai, quindi quali sono i progetti che si mettono in campo. E noi abbiamo dei gruppi di lavoro con ragazzi, in particolar modo ragazzi e ragazze, che stanno elaborando delle proposte su vari temi che nei prossimi giorni... Siete al lavoro da parecchio tempo, da quanto è che esiste? Da alcune settimane, nei giorni scorsi abbiamo ufficializzato con un comunicato stampa la nostra presenza, ci sono dei ragazzi e delle ragazze che stanno elaborando queste proposte che già lanceremo nei prossimi giorni sui temi, insomma, dalle politiche sociali all'ambiente, al turismo, allo sviluppo economico, insomma, sui temi più disparati. Certo. Il tentativo è quello di provare a creare un dibattito politico positivo che esuli dai personalismi. Mm. Le ultime campagne elettorali sono state in qualche modo il segno del degrado della politica caloniese. Con questo non voglio esprimere critiche o pareri negativi nei confronti di nessun gruppo politico, ma semplicemente rilevare che il quadro generale è piuttosto scarno di proposte, nonostante la buona volontà e gli sforzi di qualcuno, e vogliamo provare a riportare un dibattito politico che sia vero, che sia tale, sì. che sia fondato sulle proposte, sulle cose da fare per migliorare il paese, e questo è il nostro scopo, non ci sono altri fini, diciamo. Sì, ma quindi, ci sarà alle prossime elezioni una lista progetto Paese 2.0, cioè ci sarà un candidato a sindaco, rivedremo Ilario Amendolia magari in auge? È qualcosa di cui non abbiamo ancora discusso, no. Anche perché se fossimo partiti discutendo di liste, di elezioni, avrei già smentito la risposta che ho dato alla tua domanda precedente. Quindi non abbiamo assolutamente discusso né di elezioni né di altro. Se posso, visto che mi chiedi di Ilario Amendolia, tu sai che io e Ilario Amendolia siamo stati anche rivali in una competizione elettorale fa, sì, eravamo entrambi candidati a sindaco, lui poi vinse e io persi, ma devo riconoscere, l'ho fatto già da tempo, che quell'amministrazione comunale, quella di Ilario Amendolia, ebbe un'identità precisa, definita, che è una cosa che invece è mancata alle altre amministrazioni che poi si sono succedute, non credo per colpe di nessuno, nel senso poi c'è stato il sindaco Ninni Riccio, ora attualmente c'è il sindaco Caterina Belcastro, che
hanno provato a fare quello che potevano con tanta buona volontà, Caterina Belcastro lo fa tuttora, però quello che vedo è che sembra mancare un indirizzo chiaro a queste amministrazioni, un'identità precisa che invece nell'amministrazione di Ilario Amendolì ha, per merito suo sicuramente, che attorno a delle idee chiave poi è riuscito a compattare un intero gruppo. Ora mi sembra che manchino in qualche modo, nonostante i buoni propositi degli amministratori, proprio perché quando si costruiscono le coalizioni elettorali sulla base dei numeri, cioè io faccio l'accordo con Campisi l'ultima notte perché così sposto dei voti e vinco le elezioni, poi quello che viene fuori non è in grado di amministrare un paese, perché non ha un'identità precisa, perché non ha un programma, perché non ha un'idea, non dico di lungo termine, ma almeno di medio periodo. Ed è per questo che noi vogliamo puntare su delle proposte concrete sulle quali poi ci confronteremo davvero con tutti, senza pregiudizi, senza discriminanti nei confronti di nessuno, che non sia il condividere delle idee che noi metteremo in campo e che chiederemo poi davvero di discutere, di contestare in maniera propositiva, di migliorare, e se qualcuno vorrà in qualche modo sostenerle saremo contenti di questo e proveremo insieme a continuare a proporle per magari vederne qualcuna concretizzata. Ecco, si vocifera di importanti personaggi politici locali che potrebbero aderire al gruppo, può darci qualche indiscrezione, qualche anticipazione? Beh, posso confermare che è così, ma non sta a me. Quanti sono, chi sono? Non rispondo perché chi sono lo diranno loro stessi, di cui hanno molto. Quando faranno questa scelta in maniera ufficiale. In ogni caso è vero che questo progetto ha attirato molta attenzione, abbiamo ricevuto moltissime adesioni di cittadini e anche di, diciamo, personale politico che presto prenderà posizione. Senti, riguardo la sua esperienza, la tua esperienza, insomma, ci siamo abituati in televisione, ma siamo carissimi amici da lunga data. Dunque, adesso non parliamo di tante esperienze, ma una, per esempio, quando hai fatto l'assessore di Campisi, ecco lì, insomma, è stato un periodo abbastanza ballerino, ecco, dell'amministrazione. Ti sei pentito di quell'esperienza? No. Sono passati 15 anni, non mi sono pentito assolutamente, anzi rivendico quell'esperienza. È stata un'amministrazione comunale, quella che è durata poco, è durata all'incirca un anno e mezzo, poi si è tornati alle elezioni, non la rinnego. È vero che è stata un'amministrazione, quella che ha avuto tutta una serie di problemi e di contraddizioni. Una era rappresentata da noi, io ero assessore, espressione di un partito politico, all'interno di una lista civica, quindi già questa era una delle prime contraddizioni. E non è stato facile per me mantenere entrambi i ruoli e stare in giunta con alle spalle un partito politico mentre si amministrava con una lista civica. Devo dire che è stato parecchio complicato, ci sono state spesso delle posizioni dialettiche, a volte anche degli scontri che hanno portato alla formazione per esempio di un gruppo autonomo in consiglio comunale per distinguersi dalla maggioranza. Però quello che è vero è che nonostante noi fossimo un po' inquieti all'interno di quell'amministrazione comunale, siamo stati leali fino alla fine, che è una cosa che non si può dire di altri invece che con dei voltafacce incredibili hanno, senza la minima dignità. Ma in quella circostanza lì, in quell'esperienza lì o anche in altre in genere? Parlo di quella, nello specifico, che è l'unica esperienza amministrativa che di ho fatto. Di quello stiamo parlando, sì. Che ho fatto, insomma. Noi abbiamo sicuramente peccato di ingenuità, io ero anche più giovane, però non rinnego perché ho conosciuto nelle accezioni migliori e peggiori la politica colonese un po' meglio. Ho avuto dei compagni di viaggio straordinari, mi viene in mente il vice sindaco di allora che era Mauro Tuccio, una persona estremamente affidabile, competente, lo stesso sindaco per Francesco Campisi, persona per bene nonostante le nostre discussioni frequenti. È vero che ho incontrato anche compagni di viaggio che non sono stati all'altezza di questi che ho citato, ma potrei citarne altri, non sto a dilungarmi per non fare poi torto a nessuno, ma ce ne sono anche stati altri che invece tramavano nell'ombra e che continuano tutt'oggi nell'incapacità di riuscire a realizzare qualsiasi cosa, tentano di dare un senso alla propria vita criticando e tentando di distruggere quello che fanno gli altri, insomma. Giovanni, tu sei stato dirigente nazionale della sinistra, tra i fondatori della sinistra europea. In Germania sei stato ricevuto anche dai leader della Linke, abbiamo letto, il partito di sinistra, eppure oggi non ricopri ruoli politici nazionali. Come mai? Beh, è una scelta.
È una scelta. Quando molti anni fa ci fu la scissione di quello che è stato l'unico partito nel quale io ho militato, insomma, che è stata la Rifondazione Comunista di Bertinotti, decisi di non schierarmi con nessuna delle due parti in campo. Una poi andò a costituire quella che è l'attuale Sinistra Italiana e l'altra rimase con lo stesso nome a fare un'esperienza, mantenere in vita un'esperienza di nicchia e anche un po' nostalgica. Io sono di sinistra, questo non lo rinnego e ne sono fiero, anzi credo che lo Stato debba in qualche modo porre dei rimedi alla distorsione del sistema economico attuale, che c'è un obbligo di solidarietà tra chi sta meglio nei confronti di chi sta peggio, e questo per me è essere di sinistra. Però non mi sento pienamente rappresentato da nessuno in questo momento. Se vivessi in Spagna non avrei nessun problema ad aderire per esempio a Podemos, quella è un'esperienza nella quale mi identifico totalmente. In Italia ci sono in questo momento due, insomma, è come se ci fossero due sponde di un fiume. Da un lato ci stanno dei gruppi minoritari di sinistra che hanno molto perso il contatto con la società, che non riescono a parlare alla società, come dimostra d'altronde. Sarebbero delle meteore? Sono dei partiti piuttosto piccoli, alcuni che stanno in Parlamento, altri no, che prendono pochi voti perché non riescono probabilmente a dialogare con la complessità della società attuale. Dall'altro c'è invece il Partito Democratico, che monopolizza quell'area più di centro-sinistra, che è un grande partito con tante contraddizioni al proprio interno, che spesso si appoggia a dirigenti locali e regionali non propriamente all'altezza, che ondeggia tra due posizioni, l'essere più moderato, più socialdemocratico, e che è un partito che ho anche votato nelle ultime elezioni, non lo nascondo, sia alle regionali che alle europee ho votato il Partito Democratico, perché ho fatto la scelta del meno peggio anche in questo caso, però non mi rappresenta pienamente. Pur guardando con interesse chiaramente a quello che succede a sinistra, e quindi ho deciso di non militare in un partito. Allora, a Roma hai ricevuto il premio dell'Accademia dei Lincei, sarebbe un po' il Nobel italiano, giusto? No? In qualche modo. Ha avuto anche un premio consistente, no? Di 250.000 euro. Ecco, immagino tanta la soddisfazione ovviamente, no? Sì, ecco, ma questi fondi adesso come verranno utilizzati? 250.000 è una bella somma. Assolutamente sì, ovviamente non sono stato premiato io, è stata premiata la Rete dei Comuni Solidali, certo. Ho ritirato il premio per la Rete dei Comuni Solidali. È stato grande motivo di orgoglio ovviamente, perché quel premio l'ho ritirato Gino Strada per Emergency, per esempio, sono altre personalità estremamente importanti. I fondi sono stati immediatamente dal nostro conto corrente, sono soltanto transitati temporaneamente perché li abbiamo interamente destinati per Ariace. Qui sì, una meteora. È una meteora. Li abbiamo interamente destinati a Ariace in uno dei momenti più difficili, certo, di Ariace, quando insomma prima dell'appronunciamento del Consiglio di Stato, che ha finalmente detto che quelle decisioni erano assurde e illegittime, perché all'improvviso tutto il sistema Ariace si era trovato privo di fondi e con tantissimi debiti, con l'impossibilità di sostenere l'accoglienza di molte persone, anche di bambini piccoli, di donne incinte, eccetera, e quindi abbiamo immediatamente destinato tutti i fondi, facendo da garanti anche con Banca Etica affinché ottenessero dei prestiti, eccetera, e siamo felici di averlo fatto perché era insomma quello che dovevamo fare, e in realtà l'Accademia dei Lincei ci ha premiato, certo, anche e soprattutto per la vicinanza che il Reco se l'ha dimostrato a Riace, quindi era giusto destinare quei fondi al paese in Molucano. Ecco, per questo conferimento c'è una clip, un video che adesso mandiamo, ti sei sottoposto a importanti interviste anche a livello nazionale. Vediamo il video. Conferiti a Roma a Palazzo Corsini, sede dell'Accademia Nazionale dei Lincei, i premi Antonio Feltrinelli, prestigiosi riconoscimenti istituiti da Antonio Feltrinelli per valorizzare le eccellenze italiane e internazionali in campo scientifico e artistico, considerati come i Nobel italiani. Quest'anno il premio internazionale per la medicina è dato al finlandese Kari Alitalo dell'Università di Helsinki per i suoi contributi sperimentali alla conoscenza del sistema linfatico e i lavori pionieristici nella ricerca sul cancro, il presidente dell'Accademia Nazionale dei Lincei, Giorgio Parisi. Kari Alitalo è uno scienziato finlandese di gran classe che ha fatto degli studi importantissimi su come crescono i vasi sanguigni, e sia le arterie, le vene e i vasi linfatici. Allora, questi sembrano degli studi che siano semplicemente
di natura scientifica, ma hanno possibili ripercussioni applicative. Per esempio, far crescere i vasi linfatici dentro i tumori permette di portare maggiore quantità di agente chemioterapico dentro il tumore e distruggerli. A Franco Locatelli e Giuseppe Matarese sono andati i premi per la patologia, oncologia, immunologia, microbiologia, mentre Elena Conti e Michela Matteoli hanno vinto il premio per la fisiologia, biochimica, farmacologia. Inoltre il premio Antonio Feltrinelli Giovani è andato a Edoardo Mosconi, Omar Bartoli, Raffaele Dello Ioio e Simone Fatichi, e il premio per l'alto valore morale e umanitario all'associazione RECOSOL, Rete dei Comuni Solidali di Carmagnola, Torino, che oltre la capacità innovativa e organizzativa si è distinta per il suo sostegno al modello di accoglienza Riace. Giovanni Maiolo, legale rappresentante dell'associazione. Negli ultimi anni ci siamo impegnati molto a supportare i comuni che praticano l'accoglienza dei migranti, perché crediamo che sia una necessità morale e una necessità di questo paese provare ad accogliere, ad integrare le persone che arrivano. In tutto questo la ragione per cui siamo stati premiati in particolare è la vicinanza e il sostegno all'esperienza del Comune di Riace, che nonostante ci sia in questo momento un processo in corso ha dimostrato che fare l'accoglienza dei migranti può essere anche un modo per far rivivere dei borghi spopolati, per rivitalizzare delle economie asfittiche come quelle del meridione d'Italia, e non solo per aiutare le persone che arrivano dal mare, ma per aiutare anche le comunità locali che accolgono. Oltre alla consegna dei premi è stato inaugurato anche l'anno accademico 2019-2020, il 417esimo dalla nascita dell'istituzione scientifica, e sono stati consegnati distintivi a 24 nuovi soci italiani stranieri. Nel suo intervento d'apertura il presidente Parisi ha sottolineato come uno dei più grandi problemi di oggi sia il clima. Anche le accademie, ha detto, devono fare riflessioni sul tema e comunicarle a un pubblico più vasto possibile, in particolare alle giovani generazioni. Per questo una grande iniziativa dell'Accademia dei Lincei è di fare delle lezioni per il clima che verranno videoregistrate anche dalla RAI in maniera professionale, in maniera di poter essere diffuse nelle scuole e incominciare a parlare dentro le scuole di questi argomenti che sono importantissimi. Ed eccoci al quarto d'ora finale. Qui penso al grande Torino, no? Invece per me è un incubo perché devo sveltire tutte quante le operazioni, quindi rischiamo magari. Quindi... Poi c'è sempre la preoccupazione, cioè, scortiamo qualche argomento importante magari, eccetera, eccetera. Vabbè, allora partiamo. Partiamo dalla fase, diamo i numeri, fase 2, fase 3, chiamiamola come vogliamo, identifichiamola come vogliamo, per i siproimi. Come sarà? Che cosa c'è in cantiere? La ripartenza come sarà? Beh, intanto i Siproimi fanno i conti con il decreto. Sono i SPRAR intanto. Sì, gli ex SPRAR sono così stati rinominati dal decreto sicurezza. Ecco. Assolutamente, vivono una fase strana, nel senso che si è preferito svuotare questi centri per riempirne altri che sono quelli in cui è più facile lucrare, perché il buon Salvini con le sue leggi propagandistiche ha ben pensato di mettere i bastoni tra le ruote all'accoglienza, quella sana, quella controllata, quella con i fondi che passano dai comuni, con tanto di revisori indipendenti che ne verificano gli utilizzi eccetera, per dirottarli verso strutture di prima accoglienza in cui invece tutti questi controlli non ci sono e che sono quelli che poi hanno dato origine per esempio a Mafia Capitale piuttosto che ad altri scandali che si sono verificati in altre parti d'Italia e anche in Calabria. Quindi mentre con gli slogan e la propaganda si dice basta al business dell'immigrazione, d'altro canto si è favorito il business dell'immigrazione, quindi i sistemi di accoglienza buona vivono un momento di crisi e l'attuale governo, in cui c'è una componente importante, quella dei 5 Stelle, che ha votato quelle leggi di Salvini e le ha sostenute, non ha messo mano e non ha modificato i decreti di Salvini, quindi si vive una fase di incertezza, di difficoltà. E mi fa piacere ricordare, visto che tu mi hai fatto questa domanda, che il business dell'accoglienza, quello di cui tanto si riempie la bocca Salvini e prima di lui Maroni e altri, è stato proprio prodotto e creato dalla Lega durante i governi Berlusconi, quando Maroni era ministro dell'interno, per la prima volta decise di creare la cosiddetta emergenza Nord Africa, la chiamarono, e cioè di far gestire i fondi dell'accoglienza non più alle cooperative sociali, alle associazioni, ma direttamente alla protezione civile, in barba a qualsiasi
bando di gara per quanto riguarda poi le strutture ricettive, per cui venne creato Mineo. Mineo lo ha creato la Lega, il CARA di Mineo, che adesso è stato chiuso, contro il quale in tutti questi anni Salvini protestava, lo ha prodotto proprio la Lega. Se gli italiani avessero un po' più di memoria, probabilmente non avrebbe quelle percentuali di consenso che ha, perché è palese il modo in cui prende in giro gli elettori. E così tutte le altre esperienze di accoglienza emergenziale che hanno prodotto nel corso degli anni scandali. Ora la Lega, quando è stata al governo, gridando slogan contro il business dell'accoglienza, non ha fatto altro che continuare a finanziare i soliti a discapito dell'interesse collettivo, a discapito dei fondi pubblici. Prima di parlare di politiche sociali anche degli altri, cioè prendiamo l'aereo, lasciamo Gioiosa, lasciamo Caulonia, portici di Caulonia, andiamo a Washington, vedi quello che sta succedendo, c'è l'America organizzatissima, modernissima, quello che è, cade sempre negli stessi errori. Quando si parla di neri, insomma, c'è una certa caducità degli atteggiamenti. Che idea ti sei fatto di quello che sta accadendo negli Stati Uniti? Ma gli Stati Uniti sono un paese... E come ne verranno fuori adesso? Un paese pieno di contraddizioni, hanno avuto un presidente nero, Barack Obama, sì. Ed e sono un paese estremamente razzista, insomma. C'è una frase di Martin Luther King, mi pare, che dice che la rivolta è la voce di quelli che non hanno voce. La rivolta che è in corso, che va assolutamente condannata per quanto riguarda ovviamente le manifestazioni violente, certo, che ci sono state in minima parte, sono state date alle fiamme un commissariato di polizia, insomma delle automobili, quello è sempre da condannare senza alcuna esitazione, ma la maggior parte delle manifestazioni sono state assolutamente pacifiche, tra l'altro si sono poi replicate anche in altri paesi, anche in Italia nei giorni scorsi si è manifestato contro il razzismo. Credo che gli Stati Uniti debbano guardare alle loro contraddizioni, guardare un po' dentro se stessi. Sono un paese grande, un grandissimo paese, la culla della democrazia, ma sono un paese malato, e il fatto che un folle ignorante come il loro presidente, come Donald Trump, sia stato eletto presidente, è assolutamente il sintomo di una società malata che ha bisogno di, in qualche modo di cambiare, di ristrutturarsi. Siamo venuti dall'amministrazione Obama, che è stata una delle migliori amministrazioni che gli Stati Uniti hanno avuto negli ultimi decenni, forse alla peggiore, con questo che fa la politica internazionale, con i tweet che rischia di far scoppiare guerre in continuazione, che fa delle cose che non hanno senso non soltanto per la sinistra americana, ma anche per gli stessi generali del Pentagono, che spesso sono preoccupati da come si sveglia Trump la mattina. Cioè, un grande paese messo nelle mani di un folle, ed è quello che in realtà non hanno fatto solo gli Stati Uniti, se ampliamo il discorso, ma che sono fatto in Brasile, per esempio, con Bolsonaro, con tantissimi brasiliani che muoiono di coronavirus, di Covid-19, e lui che continua a dire che quello non è un problema, come se non ci fosse. La stessa situazione che si è creata per altri versi in Europa, in Ungheria, con Orbán. Tutti questi populisti, amici di Salvini, di Meloni, eccetera, sono pericolosi. Io credo che se noi in Italia avessimo avuto ad affrontare l'emergenza coronavirus il governo Lega 5 Stelle, i morti davvero sarebbero stati molti di più. Molti, molti di più. Salvini oggi spara contro l'app che serve ad avvisare coloro che entrano in contatto con persone positive. Ma è da folli, ed è responsabili. È un giudizio quasi criminale, perché si gioca con la vita delle persone, con la salute pubblica. Questi, per il consenso, sono disposti a fare qualsiasi cosa, sono pericolosi. Giovanni, secondo te come ci ripigliamo adesso dopo questa brutta batosta qui del virus? L'Italia, l'economia, il lavoro, vedi che situazione siamo? Badiamo ai panni nostri. Sì, assolutamente, l'economia, il PIL è crollato, la disoccupazione è aumentata. Chi ha sbagliato, chi non ha sbagliato, chi ha fatto, insomma. Ma io credo che la fase dell'emergenza sia stata gestita piuttosto bene. Sia stata gestita piuttosto bene dal governo. Tu, chiunque si sarebbe ritrovato in grandi imbarazzi. Sì, sono sicuro che si poteva fare molto di peggio. Molto di peggio. E temo anche che non sia finita qui, perché è vero che stiamo ripartendo, ma c'è uno studio dei giorni scorsi dell'Università di Harvard, che è stato pubblicato su Science, che è una delle riviste scientifiche più autorevoli a livello mondiale, che parlava di una stagionalità del coronavirus, che quindi tornerà con quarantene temporanee che si ripeteranno anche negli anni a venire, per cui io temo che non siamo ancora fuori dal tunnel. Le misure di contenimento hanno ridotto le infezioni, ma il virus è ancora in circolazione.
molto dipenderà dal senso di responsabilità degli italiani, quello che faranno durante il periodo estivo, e poi da quello che succederà con l'arrivo dell'autunno, perché insomma non ci sono ancora evidenze scientifiche sul fatto che il caldo possa rallentare, eccetera. Ma ci sono esperti che parlano già di nuove ondate e di... E poi con l'arrivo di settembre bisognerà di nuovo riaffollare le metro, insomma, gli uffici, le cose, quindi la vita riprende a pieno regime, quindi i rischi ancora... È un bel problema, ce lo porteremo dietro per molto tempo. Come va il libro, Giovanni? Adesso saltiamo da una cosa all'altra, ma quando si ha pochi minuti c'è questo rischio che si corre, ovvio, no? Diario Artico. Diario Artico è l'ultimo libro che ho fatto, ma va bene, insomma, vende abbastanza. Lui non ha subito gli effetti del Covid, mi pare che poi sul web comunque sul web si vende, ha continuato a avere proseliti. È stato anche prodotto un ebook, quindi si può leggere anche, insomma, non avendo il libro cartaceo in mano. È la storia di un viaggio che ho fatto all'interno del Circolo Polare Artico in Lapponia, nella parte alta della Finlandia, in cui ho fatto insieme a dei compagni di viaggio calabresi tutta una serie di esperienze, di avventure. Da parecchio non fai viaggi, Giovanni? Eh sì, sono diventato papà. Ah, ecco, per con quello. Un neonato. Auguri. Grazie. È complicato, un neonato di 9 mesi e quindi diciamo adesso c'è anche questo problema del coronavirus, ma i viaggi che solitamente faccio in America... Beh, lo dico adesso, insomma, di partire domani o cosa. Spero che si possa partire quanto prima, magari insieme a lui. E tanta la voglia ancora. Assolutamente sì. Ah, cioè, in viaggio con papà, quindi magari. Sarebbe bellissimo. Bello, bellissimo. C'è un mondo vasto e bellissimo da scoprire, dobbiamo approfittarne. Allora, da l'ultima volta che ci siamo visti, Giovanni, da parecchio che non ci vediamo, che non facciamo queste sedute d'analisi. Dunque, ecco, sono cambiati un po' di nomi, no? Nel senso, hai visto, sempre dei sindaci, abbiamo noi rappresentanti alla regione, la città metropolitana, quello che sta facendo, beh, i nomi sono sempre quelli, la città metropolitana, però insomma anche è cambiata parecchia roba. Che idea hai di quello che c'è in atto? I politici nuovi che abbiamo, la nuova regione, ecco. Beh, io temo, può sembrare azzardata come affermazione, visto che non partivamo già da un livello molto alto, ma temo che la situazione sia ulteriormente peggiorata. Perché? Il fatto che alla regione ci sono dei folli, il vicepresidente della regione è veramente un folle, con esternazioni, sì, le sue dichiarazioni sono folli, insomma, fa delle esternazioni che sono veramente indegne di un paese civile. La Santelli, anche lei, ha il solito vizio di certa destra, che è quello di fare propaganda pura senza tenere in conto la salute dei cittadini, lo sviluppo economico di una regione, con tutto quello che ne deriva, insomma. Quindi sono molto molto pessimista sul futuro della Calabria finché saremo governati da questi signori. Dunque, sono trascorsi quasi 2 anni dalla morte di Mario Congiusta, altro tuo grande amico, lo vogliamo ricordare? Siamo proprio in chiusura. Sì, Mario credo che ad agosto farà 2 anni che ci manca, insomma, ci manca tantissimo, ci manca lui come persona, perché era, nonostante il suo fisico gracile, una persona molto forte. Un lottatore, una voce autorevole, una voce sana di questa terra. Mario ha fatto delle battaglie che hanno inciso molto su di me, su quelli della mia generazione, è stato davvero un faro di legalità, un uomo che ha chiesto giustizia fino all'ultimo e non l'ha ottenuta purtroppo per suo figlio. Ci manca, Mario ci manca molto. Adesso cerchiamo di farcelo mancare appena appena un'anticchia di meno con questo video, lo vogliamo rivedere attraverso questa clip. Voglio poi anche fare un ultimo saluto ad una persona che negli ultimi anni è stato vicino a Piace e che è morto ieri. È stata un'esistenza la sua disperata, negli ultimi anni era diventata una figura così esile e disperatamente lottava per la giustizia, per il figlio, era stato ammazzato più di 10 anni fa. E Mario lo scorso anno con la maglietta rossa, me lo ricordo, me l'hanno descritto e non ero quel giorno a Piace, ma stava protestando contro quella manifestazione autorizzata dalla prefettura di Forza Nuova, era il 1° luglio del 2017,
Mario Congiusta era in prima linea, me lo voglio ricordare così, protestava per la giustizia, per lui, ma a un certo punto è diventato una persona che si batteva per i diritti umani di tutti, anche per i rifugiati. Intanto l'ho già fatto Mimmo, però vorrei farlo anch'io, visto che oggi ci sono stati i suoi funerali, ricordare Mario Congiusta. Un uomo che si è battuto per avere verità e giustizia per l'omicidio di suo figlio Gianluca, avvenuto ormai tanti anni fa, 13 anni fa, credo, e che è morto senza avere né verità né giustizia. Una persona è stata condannata in primo grado per quell'omicidio, poi condannata di nuovo in secondo grado, poi pochi mesi fa la Cassazione ha cancellato tutto. Senza dubbio. Senza possibilità di ricorrere nuovamente. Gianluca è stato ammazzato, ma per lo Stato italiano non è stato ammazzato da nessuno. Mario, che se fosse stato vivo stasera sarebbe qui con noi, è morto di mala giustizia. Sta a noi non dimenticarlo e continuare le sue battaglie. Questa è una grande assemblea toccante proprio il giorno dei funerali di Mario. Sì, era il giorno. Ricordi quel pomeriggio? In cui Roberto Saviano venne a Riace a sostenere l'esperienza di Riace, ed era il giorno, purtroppo al mattino c'erano stati a Siderno i funerali di Mario Congiusta. Allora, io tutta una serie non farei, piuttosto perché dobbiamo essere l'ultima battuta, quindi non faccio domande, micro domande su vari aspetti, politica qui, politica là. Ti faccio una domanda, come si fa a scuola? Siamo in tempi di esami, no? Quindi una risposta a piacere su una domanda molto generica. Più volte ti ho chiesto in passato, ecco, come si ripiglia questa terra, e poi anche in relazione a quello che è accaduto anche di recente, ai mutamenti, a quello che è cambiato poco, ma anche cambiato tanto, dovrebbe essere cambiato tanto per l'esperienza fatta col Covid, col virus. È chiaro che ci ha toccato in qualche maniera anche profondamente questa terra. Ecco, uno sviluppo possibile oggi, c'è una nuova idea in Giovanni Maiolo di possibile rilancio di questa terra? Ma io credo che i calabresi non siano secondi a nessuno per intelligenza, per determinazione e per capacità di fare. Credo però che decidano sempre di farsi guidare per logiche che purtroppo sono note dalla classe dirigenti sbagliate. Credo che serva un profondo rinnovamento di classi dirigenti, e perché questo avvenga deve esserci un profondo cambiamento culturale della nostra terra. Abbiamo bisogno di più Mario Congiusta, per tornare a lui, di più Mimmo Lucano e di meno meridionali che si improvvisano leghisti, dimenticandosi che fino a ieri venivano considerati peggio dei cani e oggi votano per quelli che fino a ieri li denigravano. Ci fermiamo qui. Giovanni Maiolo, presidente riconfermato Reco Sol, grazie per grazie aver accettato Pino, grazie il nostro invito. Spettatori. E a domani con un nuovo 60 News. Grazie, buona serata a tutti. Vamos a hacerlo en una playa en Puerto Rico. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre. Esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino Abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna. Despacito. Da oggi con Reat ADSL puoi collegare la tua cassa telematica e il POS a internet con una tariffa vantaggiosissima. Con soli 5 euro mensili avrai la tua connessione alla rete.
Chiama subito per maggiori informazioni al numero 0964 82 189 oppure al 338 22 78 144. REAT ADSL. Noi di Bruno Euronics ci siamo sempre, con responsabilità, spirito di servizio, uniti e solidali. Puoi trovarci in negozio dal lunedì al sabato, anche nei centri commerciali, per offrirti i servizi e la consulenza di sempre. Oppure puoi contattarci comodamente da casa tua. Un nostro responsabile, a te dedicato, ti seguirà tramite videochiamata su Facebook o WhatsApp. Alla consegna ci pensiamo noi. Bruno Euronics. Per te ci siamo sempre.